Buongiorno amici di Nova News 24. Gaele smaschera Antonella, vi svelo il suo piano segreto. Ecco cosa cerca di fare. Antonella ieri pomeriggio ci ha regolato un'altra litigata che abbiamo raccontato a tutti su Nova News 24, proprio con Edoardo Tavassi e Nicole in corbaia. Ma secondo Gaele le vittime della Fiordalisi non sarebbero scelte a caso. La De Donà è convinta infatti che Antonella veda gli incorvassi come una minaccia, che per questo stia cercando di affossarli o addirittura di farli lasciare. Adesso vi dico una cosa, ha detto Gaele, che io ho capito meglio oggi pomeriggio. Lei, che comunque è molto brava in questo gioco, si è accorta che voi due siete una coppia, che siete amati e ricevete aerei. Questa cosa le dà fastidio e non poco, ragazzi. Lei, sapendo che le coppie funzionano e piacciono, ha visto come voi i possibili protagonisti e come voi i possibili avversari dei Donnalisi, e si è detta: adesso arrivano questi e c'è la concorrenza. Non avete fatto caso che vi attacca sempre su questa cosa della vostra coppia? Ogni volta che cerca di separarvi ti dice che lei vuole altri e ti vuole far arrabbiare. Vorrei ricordarti che una volta ti ha pure fatto litigare con Nicole. Ce l'ha fatta, era quello il suo intento. Cerca di essere più intelligente e non cascarci più, ha detto Gaele. Credimi che questo è il suo piano, è quello che vuole. Amore, ascoltami, io ho capito tutto. Sa bene che voi due funzionate, che potete essere una minaccia per lei. Lei, che questo gioco l'ha capito e lo sa fare, vuole arrivare fino alla fine qui dentro, vi vede addirittura come una minaccia, e questa è la verità. Lei ha iniziato il suo piano quando voi siete diventati gli incorbassi, ha continuato Gaele. Da quel momento per lei è cominciato tutto. Comunque ti devo stringere la mano ed inchinarmi per come hai affrontato la discussione con lei. Sei stata bravissima e ne sei uscita in maniera perfetta, a differenza sua. Queste ovviamente le parole che ha speso a Micol, ovviamente Gaele De Donà, amici di Nova News 24. Potrebbe essere questo proprio quello che sta facendo la Fiordelisi. La sua potrebbe essere quindi una tattica nei confronti della concorrenza diretta, che è rappresentata in questo caso da Edoardo Tavassi e Nicole in corbaia. Amici di Nova News 24, vogliamo sapere il vostro parere, che cosa ne pensate voi. Intanto, sulla carta adesso la Donna Lisi, o i Donna Lisi come li volete chiamare, o lei, è comunque la prima in classifica perché ha avuto l'apprezzamento totale del pubblico, con o senza trucchi. È lei quella che ha vinto lunedì scorso. Intanto, amici di Nova News 24, diteci se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.